Ti hanno regalato dei prodotti con cattivo inci e non sai come sbarazzartene? Nel video di oggi ti spiego come fare. Meravigliosa creatura, ben approdati in Irex in the Wonderland. Come me sei una persona attenta agli ingredienti, ma puntualmente qualcuno si ostina a comprarti creme, cremine e quant'altro, pensando di farti contenta, ma una volta che vai a leggere l'etichetta ti cadono letteralmente le braccia. È capitato anche a me e capita a tutti, almeno una volta nella vita, di ricevere sette per la cura del viso, del corpo, dei capelli. E chi ne ha e più ne metta, che mi millantano di essere bio, ma di biologico non hanno nulla. Il modo di liberarti di queste sostanze nocive c'è. E non è quello di buttarle nella pattumiera, anche se è quello l'impeto che si ha, ma è quello di dargli una nuova vita e una nuova funzione. Ma prima di dirti i vari utilizzi, ti ricordo di iscriverti attivando la campanellina tutte. In questo modo supporterai me e il mio canale, aiutandomi a crescere. Detto questo, partiamo con shampoo, maschere, balsamo per capelli, detergente e tonici. Hai mai pensato che sono perfetti per lavare pennelli, spugne per il trucco, pads struccanti e spazzole? Il balsamo poi può essere utilizzato per lucidare i mobili e per lavare i panni al posto dell'ammorbidente. La stessa cosa ovviamente la puoi fare con il bagnoschiuma. Inoltre, maschere, spume per capelli, creme viso, mani e corpo possono essere usate come crema depilatoria. La cosa positiva di questo uso è che i prodotti in questione aiutano la lametta a scorrere meglio e tutto ciò non arreca danni alla pelle perché viene risciacquata dopo poco. Le creme poi sono perfette per lucidare mobili, l'acciaio, i tessuti in pelle ed in ecopelle, come borse, portafogli e cinture. Le salviette struccanti invece sono l'ideale per spolverare. Gli smalti invece possono essere usati per dipingere delle creazioni homemade. Deodoranti e profumi invece sono perfetti per dare una fragranza gradevole agli armadi e ai cassetti. Infine, sempre con delle creme come queste che mi ha regalato mio marito per Natale, si può realizzare uno scrub da applicare sul viso o sul corpo a seconda delle esigenze. Io l'ho creato con zucchero e bicarbonato. Il pro di questo esfoliante è che, come la crema depilatoria, rimane per pochissimo tempo a contatto con la pelle. Bene, questi sono gli usi alternativi che ti propongo. Fammi sapere se ti sono stata utile e se ho risolto il tuo problema. Scrivimi inoltre se ti farebbe piacere vedere un video apposito dove vado ad elencare tutti gli ingredienti nocivi che si trovano nei cosmetici. Detto questo, a me non mi resta che salutarti, quindi passo e volo via.